Come vi dicevo, quando si parla di fotografie, però non si parla solo di fotografie di oggetti, ma a volte anche fotografie di persone, cioè di persone che sono riconoscibili all'interno della foto. E allora ecco che ricadiamo nell'altro diritto connesso che vi avevamo citato. Giusto per farvi riorientare, torno alla nostra slide con lo schemone dei vari diritti. Vi ricordate dove eravamo? I diritti connessi hanno l'articolo 87, eccolo qua, che parla dei diritti relativi alle fotografie, che è quell'articolo che vi ho recitato a voce perché nelle slide non l'avevo messo, e poi sotto diritti relativi al ritratto, l'esempio che vi ho fatto prima dei testimonial, no? Eccoli qua, diritti relativi al ritratto e diritti relativi alle fotografie. Quando la fotografia ritrae una persona riconoscibile, ecco che scatta anche quel diritto, ovvero il fatto che la persona riconoscibile possa decidere o meno di cedere questo diritto e quindi vi autorizzi allo sfruttamento della sua immagine. Il testimonial, il Cristiano Ronaldo o la modella che si fa fotografare dall'azienda di moda si fa pagare per lo sfruttamento della sua immagine, perché tu, azienda di moda, tu Nike o Gucci, sai che se ci metti dentro Cristiano Ronaldo, la gente guarda di più la fotografia, guarda di più l'immagine, la pubblicità e comprerà probabilmente il prodotto. E quindi loro pagano perché questo diritto è a tutti gli effetti un diritto esclusivo connesso che può essere ceduto o non ceduto. Però dice la norma, l'articolo 97, cioè la norma successiva, che non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà dell'ufficio pubblico coperto, oppure da necessità di giustizia o di polizia, oppure da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltesi in pubblico. Vedete quante eccezioni che permettono adesso in quest'ambito la riproduzione libera delle immagini. Cioè, il giornale che manda il fotografo a fare appunto le foto al comizio del politico non deve andare poi a chiedere la liberatoria al politico, perché in quel caso lui è noto, ha una funzione di notorietà, cioè ha un ruolo di notorietà perché sta parlando in quanto senatore o candidato, sindaco, che sia. Oppure necessità di giustizia di polizia, no? Il ricercato, il mafioso ricercato che non si trova e quindi la polizia decide di diffondere la sua immagine in modo che la gente lo riconosca. Ecco, questo è il terzo caso, scopi scientifici, didattici o culturali, è quello che forse a voi interessa di più, perché in alcuni casi, ad esempio una biblioteca che lo fa, che organizza un evento a scopo di divulgazione scientifica, culturale o didattico, può in un certo senso sfruttare questo caso. Dovremmo leggere un po' di... Cioè, non è un via libera a fare, ah, allora, visto che siamo una biblioteca, oppure che siamo un ente didattico, allora vale tutto. No, attenzione. Andrebbe letta bene la norma, cioè diciamo le annotazioni giurisprudenziali su questa norma e capire bene come i giudici hanno calibrato questo scopo didattico, scientifico e culturale. Però è interessante perché potrebbe rientrare nei vostri casi. Oppure quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico, svoltesi in pubblico. Pensate a, che ne so, l'inaugurazione di un nuovo edificio, no? In cui viene il sindaco, ma ci sono anche delle persone che sono lì in prima fila, quindi cittadini comuni, e che vengono fotografati perché sono lì semplicemente, perché hanno partecipato e hanno scelto di partecipare a questa cerimonia. E quindi non possono poi il giorno dopo lamentarsi che compaiono di fianco al sindaco mentre taglia il nastro, ok? Oppure il privato cittadino che partecipa ad una manifestazione sindacale e si mette in prima fila con lo striscione, non può lamentarsi che il giorno dopo il giornale locale mette la foto in prima pagina della manifestazione. Ok? Il ritratto comunque non può tuttavia essere esposto, prosegue la norma, o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata. Basta, questa è la parte sulle fotografie.